Questo è stato un convegno importante perché, oltre a rompere con certi schemi del passato, è servito anche, io credo, a dare un contributo di idee a chi vorrà poi appropriarsene per la ripartenza di questa regione, ovviamente utilizzando, come sta nel titolo del convegno, anche l'esperienza dei nostri corregionali all'estero, che sono tanti, che sono giovani, che sono sparsi in tutto il mondo. E quindi la nostra speranza è di essere stati utili anche alla causa nostra regionale con questo convegno che comunque è riuscito. Per l'immediato futuro continueremo come abbiamo iniziato. Ovviamente questa pandemia non ci consente di riabbracciare e quindi di portare avanti i progetti tradizionali e quindi gioco forza saremo costretti a continuare con gli attuali progetti. Quindi continueremo con la serie 4 chiacchiere con e continueremo a usare i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione per mantenere il rapporto culturale, ma perché no anche per parlare di futuro attraverso l'economia, attraverso l'innovazione. Quattro chiacchiere con un progetto che abbiamo iniziato un po' per uscire anche dall'isolamento cui eravamo capitati nel momento in cui abbiamo dovuto tutti restare a casa. Ed è stato molto importante perché ci ha aperto veramente orizzonti e ci ha fatto capire quanti giovani sono in giro per il mondo con competenze, con lavori di grande interesse all'interno delle maggiori aziende mondiali. E abbiamo scoperto un mondo di lavoro che l'Italia ha perso. Speriamo che l'abbia momentaneamente perso e che riesca a recuperare questi brillanti imprenditori, questi brillanti giovani che in questo momento si stanno facendo onore in tutto il mondo.